Bene, buongiorno a tutti, mi chiamo Gianandrea Abitanti, marketing manager di Sony. Vi presentiamo oggi quelle che sono le novità al Photoshop. Abbiamo diverse novità al Photoshop, sia per la parte video, quindi con Handycam, sia per la parte foto con Cybershot Nex e Alpha. Solo per darvi una piccola panoramica di quelle che sono le novità tecnologiche, partendo dalle videocamere, quindi con Handycam. Le novità principali si focalizzano in quello che è la qualità d'immagine con sensori CMOS Exmor R e processori Bions arrivati alla terza edizione. Tuttavia l'innovazione si concretizza anche nell'ottica di stabilizzazione di immagini, quindi con l'introduzione di una tecnologia esclusiva che si chiama BOSS, Balance Optical Steady Shot, che di fatto permette di avere una immagine, quindi un video stabilizzato in modo molto forte, sia quando l'utente utilizza la videocamera camminando sia correndo, e sostanzialmente questo si affianca alla qualità d'immagine garantita con quello che sono le qualità garantite dal sensore e dal processore. Innovazione però vuol dire anche funzioni esclusive, quindi la capacità di migliorare quello che è l'audio in fase di ripresa, quindi la possibilità di avere funzioni come il closer voice, quindi voce più chiara, e la funzione wind noise reduction, quindi la funzione relativa alla riduzione automatica del vento, che permette appunto di acquisire un audio nitido e dettagliato nel momento in cui si va a riprendere. La terza novità per quanto riguarda le videocamere è legata al concetto di proiezione, quindi la possibilità di catturare foto e video, quindi fotografie e video, e di proiettarle direttamente fino a una grandezza di 100 pollici sul video. Quindi sostanzialmente novità a 360 gradi per quanto concerne la linea Handycam. Benissimo, vi ringraziamo e vi aspettiamo per le prossime novità, e vi aspettiamo appunto al Photoshop. Arrivederci, ciao!